subito, immediato, né personale. Non rispondono. Allora dice, fra un mese, risolve il problema. Perché devi dire che non rispondono? Guarda che sono per 1 marzo loro avranno risolto i problemi dell'assistenza. Questo al 21 marzo, se no io ci metto il tè, vediamo come risolvi il tè. Ma io mica mi sono cambiato la presenza. Allora accetta quello che c'è sotto lì. Allora accetta anche tu, anche tu devi continuare. Se io ti ma io potevo farmi delle cose hai fatto bene, io ti ringrazio. Io ti ringrazio. Ma è colpa mia. No, io ti ringrazio invece. Ringrazio te, ringrazio Alessio, ringrazio Gianluca, ringrazio anche le Iene che fanno questo servizio. Perché se questo problema è arrivato a questo livello, grazie a loro. La gravità è questa. E questo è grave. È grave che ci vogliono le Iene. Presidente, Presidente, si gira un attimo che ci sono le sentenze. Episodi, giudici. Per quello non mi può dire che sono stata Alessio e altri. Qua, questa è la sentenza. Va bene. Ho detto Alessio e Gianluca. No, anche gli altri. Non è quella la priorità. Adesso facciamo. Io voglio dire tutti quelli che sono battuti. Va bene. Abbiamo capito. Noi vogliamo che lei metta i soldi. Adesso, non questo mese, dello Stato. Presidente, noi non ci fidiamo più. Dopodiché avvio tutti i progetti delle scuole e poi è finita, non c'è più dialogo. Vuol dire che il 21 marzo loro hanno risolto i problemi. Questo sta dicendo. Il 21 marzo non ci saranno più problemi. I disabili verranno da fuori. Adesso c'è questa dicendo. 21 marzo lei... o c'è questa 21 marzo o loro hanno risolto il problema che si dimette. Noi abbiamo bisogno di persone credibili, non hanno più pazienza. Questi tornano a casa e non possono grattarsi la testa se non c'è un cristiano che gli viene a grattare la testa. Io sto, ripeto e te lo dico, intendo già lanciare nel giro di un paio di giorni un bando per il reclutamento del personale che viene indirizzato. Dopodiché ci sono ma io il personale ce l'ho, io non ci sono i fondi. Io ho diritto a questa speciale, ma è inutile che lo devi dire e ce lo diranno le ASL. Loro faranno i 3.600 disabili che hanno, devono fare la domanda, no? Ma non è credibile questo. Allora ascolti, io non sono qui per essere giudicato. Alcuni sono credibili per altri. Non è questo il tema. Il tema è che io noi facciamo il bando del personale immediatamente per reclutare il personale interno che potrà accudire questo servizio. E ci vuole un mese. E ci vuole appunto, ci vuole un mese. Dopodiché il personale deve essere risolvato. No, ci vuole la settimana, un corso di 48. Ci vuole. Lei è pagato per risolvere il problema. Esatto, io però. Io l'ho capito. Allora io sto dicendo, presenterò, presenterò ufficialmente il piano con i tempi. Quanto ci vuole per questo, quanto ci vuole per questo, e dopo la signora ci dice quando? Quante so, io ho detto nel giro di 2-3 giorni presento il piano dettagliato. Quando avrà lei ora mi deve dire? Allora io ho detto che realisticamente entro un mese noi possiamo cominciare ad affrontare i casi più gravi e man mano in una progressione che si possa stabilizzare nel corso di 2 mesi. Questo è il discorso. Fra 2 mesi loro avranno risolto. Stiamo parlando di 3.600. Io sto dicendo, siccome ci abbiamo scelto milioni pure aggiuntivi, che non sono quelli sostitutivi. Ce ne vogliono 480. Aggiuntivi, però. No, 480 ce ne vogliono 480 per 3.680 disabili. Abbiamo fatto il conto con la sua dirigente alla famiglia. Ce ne vogliono 480 di milioni. Come lei è un tecnico? No, sono un artigiano. No, penso che mi capisce può venire insieme anche dopo questo incontro e parliamo dei conti. Perfetto, ora ci dice quando tu risolverai il problema che è al top, alla priorità. Allora io sto dicendo che per me alcuni problemi possono essere risolti anche oggi, nel senso
che se c'è una persona che si trova in una condizione speciale, speciale, perché lui, oltre all'assistenza che è scarsa, non c'ha famiglia, non c'ha un nucleo familiare, è in totale abbandono, io sono disponibile immediatamente a fargli trovare immediatamente una forma di assistenza. Sono 3.600. Ah no, sono, dice, non sono 3.600 che sono senza famiglia. No, ma che sono... Un momento, sto parlando io di quei casi oggi, gravissimi, in cui c'è una persona abbandonata. Perché ricordatevi che l'assistenza fa l'assistenza alle persone che hanno problemi. Per legge è incardinata sulle istituzioni e sulle famiglie, altrimenti diventa abbandono di persone bisogna. Ma veramente sempre sulle famiglie, però. E lo so, però, ascolta, ma lo so bene che le famiglie lo fanno. Però laddove, voglio dire, c'è il caso di uno che non c'ha manco papà, mamma, non c'ha un fratello che accudisca ed è solo. Mi si segnali questa cosa e noi interveniamo immediatamente. Perfetto. Da domani mattina. Perfetto. Allora lei fra due mesi risolve il problema di tutti i disabili. La conseguenza qual è? Se non succede lei si dimentica. E no, la conseguenza è no, io voglio risolvere queste persone. Fra due mesi e se non risolve, fra due mesi, ma perché non dobbiamo fra due mesi me lo dirà? Cosa succede fra due mesi? Ha chiesto di altro di credito. È il presidente della regione Sicilia, certo che ci dà credito. A te. No, tu non ci credi perché il problema è risolto. Il problema è che allora, loro non hanno più pazienza, sono stati presi per il culo, se mi scusi del termine, da troppi anni. Perché così lo risolveremo, no? Con le dimissioni lo risolveremo. No, no, dovete avere un po'. Mi sto prendendo la responsabilità politica. E sì, però lei... No, e ti assicuro che si risolve. Entro due mesi. Ma lo chiederai fra due mesi. Ma non si dimette, chiede che cosa vuole. Presidente, guardi, a meno... Io le posso dire, a meno... Perché se invece risolvere, per esempio, un'ipotesi. Di 3.600, l'ho risolto di 3.000, allora mi devo dimettere perché non sono 3.600 e su via. Tu dovrai guardare gli atti. Presidente, è finita. E vabbè, è finita. Lo dici te. Lo dica a loro, è finita, non c'è più, non avete più credibilità. Non avete più credibilità. Per fare politica. No, per risolvere il loro problema. Degli impegni e tu li verificherai. E se tra due mesi questi qua ti così a dire? Farai tu la campagna per le mie. Ma io non mi sono candidato. No, farai tu la campagna per le mie dimissioni. Ma io non voglio fare le dimissioni. Io voglio essere un soggetto. Questo in politica si chiama ricatto. No! Di un presidente che ti ascolta, che accoglie i tuoi suggerimenti e ti sta dicendo io entro due mesi ti risolvo il problema, fra due mesi farai tutte le campagne di informazione che vuoi. Alessio voleva dire qualcosa forse. Alessio Gianluca. Presidente, ascolti Alessio, voleva dire qualcosa. Io la sensazione che la colpa sia di Pino, però questa è la sensazione. Incita le istituzioni che sono lente, come dice lì, i soldi questi per i natalizi. E lei va in aula, va in aula e spiega tutto. Ma a me se mi ha portato che mi porta la passina. Non ci vado in aula ogni giorno. Adesso vogliono bloccare la finanziaria. Ma che ma li stiamo facendo? Già ci sono i soldi. Sono stati approvati già i 100 milioni in più. Sono stati già approvati, sono stati, e questo lo verifichiamo adesso, lo verifichiamo tecnicamente, ascolta, signore, lo identifichiamo tecnicamente, va bene? Adesso io incontro con il signore che dice che fa il signore, non è che le possiamo sparare così, i numeri, No, non li spariamo, ecco, i numeri, infatti noi abbiamo detto che ci vogliono tanti soldi, dobbiamo...
Voi non volete il voucher? No, quale voucher? Noi vogliamo i servizi. Noi vogliamo i servizi. Tranquilli che domani, ascoltate, giro i 2 o 3 giorni, guarda il bando per il personale. Mi ascolti e già avremo reputato le signor Presidente, niente. Poi l'assistenza il virus la deve togliere. E chi metta? Io ti imploro come per te, però se tu in questo momento sei abbandonato e c'è qualche altro caso gravissimo come te, è giusto che tu ti prendi una forma di assistenza. Ma non è che siete tutti allo stesso modo, perché se uno c'ha la sorella che la pulisce, non è come chi non ha nessuno. E gli altri lo dobbiamo risolvere per tutti. Però in questo momento ti dico, io per quel che mi riguarda, in casi gravissimi, perché adesso mi devi fare organizzare per risolvere il problema. Io ho detto che già nel giro di un mese già possiamo iniziare le prime cose, e nel giro di 2 mesi possono risolvere completamente. Io devo reclutare del personale per fare questo, e la legge mi obbliga a fare dei passaggi, il bando, le cose. Io devo reclutare, non è che ti pare su mio a casa. Io ho delle leggi rispetto, ci vuole tanto tempo. Ma non ci vuole, perché iniziamo subito, signora, sia fiduciosa. Sia figlio ciò, vi ho detto che in questa settimana faccio uscire il bando per il personale precario della regione. Almeno 5 mesi. Arre. Lo vedremo. Allora se ci vogliono 5 mesi, io risolvo da un mese per esempio questo del personale, bravo. Che me ne fai? Dici che sono bravo o no? Certo. Invece di chiedere dimissioni. Arrivederci. Io sto dicendo, se c'è qualche casa in questo momento abbandonato completamente, che non ha nessuno, invece di aspettare che troviamo la soluzione per tutti, ce la mandare a qualcuno per aiutarlo. Una questione è la priorità. E questo sto dicendo, perché è chiaro che chi non ha nessuno è prioritario rispetto a chi c'ha qualcuno. Ma non vogliamo incardinare. Poi c'è un altro problema, se io sono un milionario e mi posso pagare l'accudiente, ci ha mandato un contributo pure, questo è il discorso. Quindi vanno affrontate le cose con giustizia e con equità e con gravità e cose, perché se una famiglia ha le risorse e ce ne ha tante, sto parlando dell'operaio che è in difficoltà, è chiaro che ha l'obbligo di accudire quella persona. Quindi affrontiamo le questioni, quindi quando si dice che sono 3.600, dobbiamo vedere quanti di quei 3.600 hanno veramente bisogno. E quindi lo vedremo, faremo una scheda. Per essere in carrozzina tutti ne hanno bisogno, Presidente. Però io ho fatto una domanda. Non ci sono disabili prima di... Ascolta, se tu sei milionario, c'hai un figlio di salvo? No, te lo mantieni tu. Vabbè, se sei milionario, perché hai un obbligo, pure tu. Come... No, funziona così per lo Stato, per le leggi. Perché i contributi si danno nel nostro paese alle persone bisognose. Quindi, se secondo lei quelli che ci sono qua e io che sto dicendo, perché stai parlando di quelli che sono qua? No, io sto dicendo che... noi dobbiamo fare delle cose, noi vogliamo dare assistenza, però ci saranno quei casi oggettivamente che se la possono risolvere, lo so, saranno pochi, saranno quelli che sono, però sarebbe così. Però sono sempre persone bisognose e che hanno un bisogno, quindi lei deve... Capisco che ci sono le priorità, però tra le priorità... La borsa di studio, a chi si dà? Sì, Presidente, bisogna graduare i bisogni, questo l'abbiamo capito. Però graduare anche la contribuzione sulla base del reddito, ma questo non lo dice la legge, proprio perché la legge lo dice da una vita.
lei sta parlando con una persona che nel 2011 ha dovuto fare un ricorso perché sulla base di alcune leggi regionali male interpretate la regione e il comune avevano chiesto per 2 ore di assistenza mensili quasi 1.000 euro. Quindi non saranno questi. Non è concepibile allora, che noi ancora a distanza di anni dobbiamo ricominciare a fare noi le tabelle parlando. E mentre qui si discute Sagunto viene spugnata, questo è il problema. La Sagunto sono questi corpi che lei vede. La Sagunto sono questi corpi come che lei vede. Come se a me piacesse che sono abbandonate, no? Non lo so. Io c'ho il piacere, no? Ma guardi, io non ho avuto il piacere di candidarmi, ecco. Lo farei anche gratis. Ascolta, io c'ho il piacere, no? Non lo so. Allora, non lo sa. So. Ciascuno il suo piacere. Allora, io non credo che lei pensi questo. No, io penso che ascolta. Lei ha tentato di fare un servizio, però io ho il legittimo sospetto che purtroppo non abbia posto grandissima attenzione a questo problema, che non è che ha conosciuto dalle Iene, Presidente. Ci sono dei disegni di legge che giacciono all'Assemblea regionale siciliana da anni e che non vengono calendarizzati. E lei che è la rappresentanza politica, mi scusi, ma lei è il governo e la sua maggioranza, se lei ritiene che non ha la maggioranza si dimette. Scusi. Mi faccia la cortesia, lasciamo la politica fuori da questo problema e non parliamo. Io non la politica. No, lascia facendo entrare. Io no. Ascolta, io le sto dicendo, noi facciamo un progetto per le persone diversamente che utilizzerà una parte del personale della regione precario che invece non fare niente per la questo presidente in prospettiva. Ma subito, è impossibile perché fanno un corso di 40 ore e fanno gli OSA, dopodiché qualsiasi altro progetto lei pretende è più lungo. Corso di 40 ore. Il programma di sviluppo regionale della. Che verrà accompagnato poi da altri soggetti? Che ancora la Regione Sicilia deve approvare 2015-2020, quello proposto dall'Unione Europea. No, le faccio solo una richiesta. È un piano orientato soprattutto sulla formazione. Può darsi che lei voglia attingere fondi da questo piano non ancora approvato dalla Regione Sicilia con ritardo di 2 anni per ma formare. Ma quale non è approvato? Se stanno partiti i corsi sulla formazione? Assolutamente. Ma perché? Allora, ma non c'è niente. La persona è già formata invece di formare. La formazione, è chiaro che verrà presa ai fondi della formazione. Però ci sono tanti anche disoccupati che già i corsi OSA li hanno fatti. Quelli che sanno già un mese. Però noi dobbiamo riciclare il personale regionale. Invece le persone che stanno in carrozzella devono aspettare che del personale riciclato allora, quando già c'è più personale formato. Ascolta, lei domani mattina si mette al mio posto e risolve il problema. No, scusa. Ma lei pensa che ci può essere una persona che dice quando ti dice un problema pluriennale? Un problema di diversi decenni. Uno mi dice in 2 mesi me lo risolvo e questo tempo mi sembra infinito. Lei deve solo aspettare. Che le sembri strano perché alla signora dice che domani mattina io prendo le cose con quale prendo le cooperative che hanno i rapporti con i comuni e io li incarico di fare un lavoro. Presidente, noi dimenticando che le cooperative si prendono per gara. Io non voglio aumentare le cooperative, se permette, signora, perché capisco che poi ci sono i disabili e ci sono anche le cooperative. E io non voglio rappresentare gli interessi delle cooperative, ma quello è disabili. Per essere giusto e chiaro che alla signora. Ecco, un attimo. Quindi riciclo il personale. Una parte che può essere utilizzata, che abbia le attitudini del personale precario della regione, che riceverà, guadagnerà di più per fare questo lavoro. Però non tocchiamo il punto essenziale. Io ad esempio ho già del personale pubblico. Il mio problema in questo momento non è di trovare il personale. Il mio problema in questo momento è che il personale, per garantirmi quantomeno la mattina, la notte, perché ho bisogno, tra l'altro io ho un'insufficienza respiratoria, per cui non riesco neanche a parlare ad altissima voce, me li sto pagando io, ma perché finora ci sono riuscito, perché ho mio mamma, perché io ho mia mamma, che ha la pensione che mi paga lei, ma se io restassi in questo momento, io non potrei affrontare questa spesa. Presidente, io mi sono laureato.
ho un dottorato di ricerca e statistica, mi occupo di disabilità, faccio parte di due federazioni, sto organizzando a Napoli un grandissimo incontro sulla disabilità di 3 giorni e io tutto questo spesso, per non dire sempre, lo faccio da un letto con un cellulare. Perché lei adesso sblocca le assunzioni per i diversamente abili e tu potrai fare il lavoro telematico. Sì, ma io non voglio fare solo il lavoro telematico, io voglio andare in loco a lavorare. E non puoi fare. Voglio vedere, lo sceglierai tu, fai la domanda. Ma se non capito? Ti sblocco migliaia di ti sblocco i posti. Stiamo facendo un pacchetto eccezionale. Per questo c'ho bisogno però della legge, chiaro? Ti sblocco le assunzioni. Senza assistenza non puoi fare questo. L'assistenza, un momento signora. No, non gridi. No, parlo per far sentire gli altri. Parlo che do forte, lei qua vicino, non grida lei. Parlo per far sentire gli altri, perché sono lontano. Allora, il tema è questo. Per l'assistenza io dico una cosa. Io ho detto un'altra cosa. E se c'è qualcuno in stato di indigenza ma non immediata. Può essere solo questo sto dicendo nelle more che facciamo il progetto che passeranno un paio di mesi, se c'è qualcuno in questo momento che è abbandonato io sono disponibile, aiuta e questo va benissimo. Va bene. Questo va benissimo in tutti i modi, questo presidente va benissimo, va bene. Quindi se c'è uno dice io non ho nessuno, sono disponibile a aiutare, però quindi differenziamo i problemi, perché ci può essere quello che non può aspettarvi. Presidente, ma lei lo sa, io sono rimasto... Senti, io sono convinto che fra 2 mesi mi direte grazie. Presidente, io lo dico Presidente, grazie. Ma intanto stasera Presidente, questi ragazzi come si lavano? Cioè pensiamo stasera più che 2 mesi. Dimmelo tu! Presidente, scusa, dimmelo tu, demagogo! No, dimmelo tu, io ho detto! Allora, io ti ho detto. Che se ci sono casi urgenti che non hanno nessuna forma di assistenza, sono disponibili ad affrontarli immediatamente. Chiaro? Quindi basta che mi vengano segnalati. Come segnalate? Fanno all'ASP, ho detto. Segnalano il problema e io me ne occupo immediatamente. Telefono alla mia segreteria di presidenza, faccio fare le verifiche e intervengo immediatamente nell'amore che parte il progetto. Quindi l'ho detto questo. Presidente, questo va benissimo, però bisogna anche capire che ci sono delle pratiche consolidate che avevano già fatto in altre regioni, come la regione Sardegna, Toscana e via Romagna, dove c'è ad esempio l'assistenza sociale, cioè dove divento io stesso gestore del mio progetto di assistenza e sono io stesso che assumo. Ma io questo pure lo voglio prevedere. No, questo lo dobbiamo prevedere. E allora lo preveda. Lo prevedo, però dobbiamo reperire le risorse. Ma le risorse deve reperire, ma la sanità, che, visto che loro sono. Signora, noi per le risorse abbiamo solo i soldi per pagare i stipendi. Un attimo, perché quello che abbiamo fatto trovare è devastante. Quindi o siamo della serie. Quindi io vi do l'assistenza. Chiaro? Vi do l'assistenza. Dopodiché se possiamo fare anche dei progetti speciali per soggetti particolarmente, in condizione particolarmente estrema, che prevedono anche il trasferimento di risorse che si autogestisce l'interessato, lo stiamo prevedendo per una. Componente per quanto riguarda la disabilità all'interno di un tavolo tecnico in assessore proprio facendo per l'integrazione socio-sanitaria. Noi non abbiamo l'integrazione socio-sanitaria, quindi in Sicilia ciò che è salute, cioè ciò che riguarda la patologia, se ne occupa l'assessorato alla sanità. Ciò che è sociale, se io devo andare sì, lo so. No, infatti io voglio l'integrazione socioassistenziale. Ma la faccio. E infatti, ma lo glielo dico da 2 anni per quella di preparare. O non è che voglio dire che lì ha finito con tutte cose, o è crocetta, eh. Ci sono gli assessorati alla sanità, alla salute, ci sono gli. Quindi dobbiamo capire che io sono una persona. Esattamente come voi, con un sistema contro come ce l'avete voi. Allora possiamo dire, e che mi paralizza. Però possiamo dire che l'inadeguatezza della politica. Ma questo lo sappiamo tutti. Ma certo che non deve essere scaricato, però manco la scaricare su bambini, che sono la vittima di questo sistema. Ma
Porca miseria. Porca miseria. Perché? Signora, io voglio dire, lei l'ha visto presidente della regione fino a oggi che si prende questa cosa, viene, chiede scusa, chiede perdono. Ma perdono di che cosa? Di quello che ha fatto. Esatto. Ma che ne facciamo con scusa e perdono? Io non gli sto dicendo, glielo sto. Mi vuole facciamo? Dare questo tempo? Forse si dovrebbe mi vale questo tempo per dare forse questo tempo che ha bisogno? Ma già l'ha avuto il tempo, ah, parecchio vabbè. Tempo. Allora lei ha pregiudizio. Ma no, parecchio allora tempo. Allora lei ha altre intenzioni, non ha il problema di risolvere i disabili. No, ha altri problemi. No, lei forse. No, signora. Abbiamo una serie di leggi che ce le devono applicare tutte, le devono mettere in bilancio, ora, quello che hai detto tu, ora. Non è un problema nostro, ma non possiamo permetterci che questo stipulamento ci lasci. Ora però dobbiamo essere tutti insieme, perché se il ciclo insomma.